parola d'ordine per quanto riguarda Ford qui al Salone di Francoforte è elettrificazione. Diciamo che se Henry Ford con la sua prima Ford T voleva la macchina per tutti, adesso siamo arrivati veramente alla democratizzazione dell'elettrificazione. Allora lo vediamo in tutto, in primis dai modelli che Ford decide di esporre qui a Francoforte, puntando i riflettori sui modelli che arriveranno nel 2020, e quindi la nuova Puma, la prima ad arrivare a gennaio in versione mild hybrid, e poi la Kuga che arriverà in tutte e tre le versioni ibride a marzo, e quindi la avremo in versione plug-in hybrid, mild hybrid e full hybrid. E poi vediamo proprio alle mie spalle, nella parte più esterna dello stand Ford, c'è il grande SUV a 7 posti, l'Explorer, che arriverà in effetti in Italia solo in versione plug-in hybrid. La Puma è al centro perché è la Puma, in un certo senso la regina in questo momento, ha debuttato da poco ed è attesissima in Italia, questo crossover compatto. Qui la vediamo in versione Stiline, e qui a Francoforte debutta anche la versione più elegante, questa è la più sportiva, la più elegante si chiama Titanium X, e infatti ha questo grigio particolare, rifiniture di pregio, tra l'altro una delle caratteristiche interne per renderla particolarmente adatta anche alle famiglie sono i sedili sfoderabili. Nel caso della Titanium c'è il massaggio lombare che troviamo anche nella ST-Line per i sedili anteriori, e poi questa motorizzazione EcoBoost Hybrid da 125-155 cavalli. Ma uno dei veri punti di forza di questo crossover compatto è il bagagliaio, che arriva a 456 litri, estremamente modulabile, guardate, con uno spazio aggiuntivo proprio all'interno, denominato Megabox.